una puzzante scali, o ammazzare un male, o non tubo la fogna scoppia. Ci scommetto che invece può matare un Don Natale, ci scommetto che sembri a cao. E ogni sera morimo, questo uomo due vino, lui si ferma due piani più giù. Non c'ha faci menciana, vecchio come Befana, e poi scarica sempre di più. E tu imbivedi, tutto vino rabbutti, ma poi vomiti sempre in te scali. Non te può bombardare in tabia mentre cammini, e te zicchi duire tante cannarini. E tu vivi a mattina, e tu vivi la sera, invece di sti memori così. Io rispetto la tua scelta, sì, ma non capisci, perché morire puzza cottia. Scali. Non te può bombardare in tavia mentre cammini, e te zicchi durire durante i cannarini. Qui la gente in chiane scindi, e la puzza andammo a ramo, ora ora lavammo urano. Ma ora passa un Don Natale e non va bene o male per mia. Buonanotte, buonanotte polizia. Fosse il Natale per lei, dottore? Ma oggi come oggi è una cosa brutta. Quando ero ragazzo era una cosa bella. Perché? Perché oggi si vede solo disgrazie. Ma lei ha fatto l'albero? Cioè... Tanto fici più albero. Perché? Non lo so fare. Mi sono dimenticato quella cosa. È possibile che si può avere un cuore così duro? Duca, papà dice Duca. Papà dice Duca. Papà dice Duca. È Natale, deve essere buono. Non c'è Natale. E allora il Natale deve essere tutto l'anno, non sì. Deve essere solo il 25. E non parete che mi assurdano. Avvocato. Dal punto di vista politico, il Natale. Cos'è il Natale? 2.43. Oggi. Bellissima televisione stasera. È una situazione piuttosto complessa, perché il Natale dovrebbe essere. Rappresentare momenti felici di serenità economica e sociale, ma mi pare che. Vabbè, che si dice che il Natale tutto. Sia una festa. Poi, fra l'altro c'era il famoso discorso del presepe di Natale. L'immigrato, un coso era Gesù, Giuseppe e Maria erano, diciamo. Emigranti, no? Certo, erano emigranti, certo. Erano emigranti. E poi il re Maggi, uno dei re Maggi era un, veniva dall'Oriente, era negro. Cioè, sì, era negro. No, cui... ma non c'era Salvini, mi pare, da suo presepe, tanto. No, Salvini ancora no, ma insomma, c'era Erode però. C'era Erode. Ma noi cosa quindi possiamo... Può essere l'equivalente. Noi come, cosa possiamo sperare? Ecco, l'umiltà. Quella che diciamo tutti noi ci auguriamo ogni festa natalizia, l'umiltà si è persa, c'è speranza ancora per questo? Si è persa, oddio, diciamo, diceva grande Gramsci, dice l'ottimismo della volontà, ma il pessimismo dell'intelligenza, quindi se dobbiamo ragionare dobbiamo essere pessimisti, ma se poi
per la speranza, allora siamo convinti che ci sarà. Quindi bisogna essere superficiali. Realizzeremo il nostro obiettivo, no? Affrontiamo il Natale con superficialità, allora. Mi sento pare bello. Ma anche perché poi ormai è diventata una festa dei consumi. Forse oggi un po' di meno perché i soldi non danno. Bravo, stavo per aggiungere, ecco perché problemi seri, insomma, perché oggi la tredicesima sarà completamente assorbita dalle nuove cose, il pagamento delle tasse, le cose. La tredicesima c'è gente che non arriva a sesta. Buon Natale. Grazie. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. Anche voi. Buon Natale. Andiamo. Ah, il caffè, comodo. Lo pigliamo un caffè, grazie. Lo facciamo fuori, è sempre buono. Grazie a questi belli figlioli che vengono da te. Piace uomo di lì. Dimmi piace uomo di lì. Figliola, cosa che pensate di Natale? Forza, parla. Non ridere, guarda che non ridere. Stai in che video. Cos'è il Natale per una fanciulla come lei? Una festa commerciale. Una festa commerciale. Spesso non la sapevo. Ha detto giusto. Sarà che ci stiamo... raffreddando un pochino, perché io alla sua età, signorina, alla lezione, capito? Cioè io all'età della signorina restavo estasiato da questa festa, restavo innamorato. Pure più piccolo, perché poi a una certa età, sui 20 anni, hai cominciato a sentire quei discorsi, ma il Natale non è più quello di una volta, adesso c'è troppo consumismo. Buongiorno, caro, che cos'è il Natale? Una festa di lucro più che altro. Lucro. Ma per esempio a Natale, a casa vostra, a casa tua, come lo vivete? Io non lo vivo per niente, io lo vivo fuio, non te vai. È così. Alla prelezione. E quindi è rimasto solo a noi il Natale, un ricordo. Regina manco festeggia Natale. La regina manco festeggia il Natale. Non parlami in regina perché hai ragione, che buon materiale. Quindi è colpa della regina. Non c'è... Forza regina, buona giornata. Però dice il Natale non esiste e a regina però non esiste manco. Non c'è motivo di andare a burpa pure a Prato. Per ritornare il Natale deve ritornare prima il rispetto. Non ci dobbiamo conoscere solo il 25 di dicembre e o 26 quando ammazziamo. Ma sono spiegato? Voglio dire come ve lo devo dire. E non parlo più. Lo stavo nacciando. Mi sta a me. Un rispetto. Ci vuole il rispetto. Inutile che stiamo a tavola, o 25 o 26 non ammazziamo perché non spartiamo. Perché o 26 chi è? Non spartiamo giusto qui per spisa che pisa. Perché se tu mettessi tu, tu mettessi meno, a mia madre. Vabbè, però tuo marito quanto mangiava? Ma che mangiavi meno? Io dicevo indietro, non mangiano niente. La roba scompare. Ma per favore, lasciamo stare. Quindi? Niente c'è niente. Non è Natale, morivo. Tempi fuori c'erano questi problemi. E tempi fuori non c'erano. Ma no, eravamo tutti poveri perché mangiava Iddu. No, ma è vero niente, ma mangiamo tutti, mangiamo. Grazie dottore. Grazie, buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. A disposizione. Buon Natale. Avvocato, prendi che è un Natale. Carichi che è un avvocato, Natale. Cos'è il Natale? Cos'è il Natale? È una festa che è così abbiamo soltanto nel cuore, c'è qualcosa di vero, c'è quest'unità, c'è sempre tra le famiglie. C'è, diciamo, quando si arriva questo mese c'è l'atmosfera sempre del Natale, insomma, sempre rimane sempre una festa molto importante. Però forse non tutti riescono a coglierla questa atmosfera, perché lei adesso con queste parole che sta dicendo, io capisco, perché la provo anch'io, però sì, la maggior parte delle persone non sente questo. No, probabilmente per i problemi della vita di oggi. Però non bisogna parlare del Natale e usare il metro di paragone del denaro.
No, ma non è questione. Ma non è mai stato così, perché è proprio la festa degli umili, magari ci si raccoglie a Natale, forse il denaro no, per i bambini sì, si spende qualche soldino. Sì, sì, no, ma per... è importante, diciamo, riunirsi, diciamo, con le famiglie, ecco, questa deve essere lo spirito del Natale, non diciamo una fatto consumistico, questo sì. Non so lei, però io a Natale ultimamente soprattutto io ricordo i Natali di un tempo quando ero bambino che eravamo 20, 30, 40 nelle case nostre, no? Oggi sì, un po' c'è di meno, però come per magia a Natale ritorniamo ad essere quei 40 di un tempo, no? Questo è il, ci fa pensare, insomma, che... Cioè, tornano tutti da sopra pure, cioè, perché sì, nel ricordo... Ecco, tornano... Questo è molto importante, perché, appunto, dicevo, deve essere una festa della famiglia, dell'idea. Di viverla, diciamo, con lo spirito della riconciliazione. Anche dell'emozione, diciamo, dei ricordi, come giustamente. Dei ricordi dell'infanzia, è molto importante, certo. Certo, non ti fanno un reale, io volevo un reale mio padre, però non lo faccio. Buongiorno. Se non ci sono soldi, io me rubiamo, non c'è problema, è un avvocato buono che non uscivo. Grazie, buon Natale. E così scambiamo. Noi, allora, con un pizzico di presunzione, buongiorno, buon Natale, Rocco, buon Natale! Siamo sulle strisce, buon Natale. Ci possiamo fermare qua. Stiamo facendo una puntata, perché lieto, andremo in onda un po' prima di Natale. Cos'è rimasto del Natale? Cos'è rimasto? Non è rimasto poco del nostro Natale, del Natale delle tradizioni, sì. che aspettavamo... Dal 26 di dicembre aspettavamo il Natale dell'anno successivo. Dell'anno successivo, bravo. E adesso è rimasto. Io ho detto come per magia, ritorniamo però in quel giorno lì, per noi romantici, ritorniamo ad essere insieme al nostro padre, ai nostri nonni. Questo sì, come per magia forse ci riuniamo ancora. Sì, anche sì, con ancora chi non questa c'è magia c'è, hai ragione. L'emozione dei ricordi, dottor Musolino. È rimasta la famiglia. È rimasta? La famiglia, il riunirsi, le tradizioni, quelle vere. Esatto. Quelle che hanno un significato, un valore. E poi ci promettiamo che non finisce lì e che Natale è tutto l'anno, però insomma un po'. I problemi che ci sono. Che i problemi. Dottore Musolino, buon Natale! Comprate conda ma gira! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale, Rocco Musolino! Sì, ragazzi, il tema è semplice, no? Il tema è semplice, il Natale. Sembra un tema un po' banale, ma guardate che noi, stavo dicendo, con un pizzico di presunzione, diciamo che per noi, ogni chistisimo, c'è un po' di Natale. Anche se facciamo su marzo, perché noi cerchiamo di aggregare, cerchiamo di sorridere. Cerchiamo pure, non so se ci riusciamo, di essere umili. Cos'è il Natale, signora? Signora? Signora a me? No, perché che dissi? Dice che cosa io? Cui? Io. Ma lei chi? Sta parlando con me? Non lo so. Dico io, cerchiamo, nostro malgrado, di essere anche umili. Noi partiamo dalla strada, da un sorriso. È importante il Natale anche nell'idea, è la storia, ma la storia di Natale è la vigerella pure. No, a un marcio. Runatalia. Vediamo. Questo signore. Signora, il Natale che adesso si avvicina, con quale spirito lei lo affronta? Buongiorno. Con quale spirito? Si sente più il Natale come una volta? Non tanto. Non tanto, anche perché diventando di una certa età comincia ad abbassarsi un po' E va bene, però voglio dire, anche se non lo trascorriamo come quando eravamo bambini con i nostri cari, però insomma tutta un altro fattore, sì. Ci si giocava, si sentiva nei cortili i bambini che... Oggi i bambini non no, c'è proprio, sono esclusi dai cellulari ormai, non si aggregano più, no, e quindi... Però fra 20 anni noi sentiremo discorsi, i tempi dei cellulari, quando il Natale attraverso i cellulari, chissà cosa ci sarà fra 20 anni, ecco, quello sì.
Grazie per averci. Arrivederci, piacere. Grazie, buon Natale. Conoscervi personalmente perché vi vedo sempre a te. Grazie, 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 buona giornata. Ecco, è Natale ragazzi, è quasi Natale, noi stiamo parlando appunto di questa festa meravigliosa, che è una festa che deve aggregare, ragazzi, deve aggregare, se no che fare? Io non balimo niente allora. Se anche a Natale non riusciamo a stare uniti, e poi se io ci dico. Uniamoci, 10.000 abbonati, cioè tutti uniti, tutte cose ma grida, che Natale è! Te grinavo, che te dissi? Visto che Polomeni il Natale deve aggregare, ma se non riusciamo ad aggregare, manca a giugno dall'abbonamento. Perché? A giugno si fanno gli abbonamenti, giugno, luglio. Io aspetto che mi fanno la scuola. Ma è giusto così, perché è un dare e ricevere. Non puoi sempre dare, oppure sempre ricevere. Non puoi. È un dare e ricevere. No. Quanto ero Marrocella? Che Natale bello che passammo. Imbuscammo un temusa. Ciao amici di Roccella. Però eravamo vivi. Oh no. Come darti il buongiorno. Buongiorno. Le vetrine addobbate con alberi di Natale. Che cos'è il Natale? Il Natale è una ricorrenza. Eh sì, però dentro questa ricorrenza noi ci mettiamo il cuore. Religioso civile. Tutte e due. Per cui c'è il cuore e la mente. Il cuore. Maria, che discorsi che mi dici stamattina. Sono di mattina preparato, perché di pomeriggio poi non so se rispondo. No, no, vabbè, di pomeriggio. Buongiorno. Buongiorno. Ma si vedono più bambini, lei per esempio che gestisce l'edicola, si vedono bambini che cercano giochi, i nonni che ci fanno i cosi. Questo aspetto siamo in negativo completo. Si è smorzato un pochino quell'idea del. Arriveranno i giorni in cui questi ragazzi saranno accontentati, però roba di ragazzi piccoli, insomma. Sì. Ma poco più cresciuti se n'è andata questa fase. Ormai voi. Io mi aspettavo Topolino Natale, io compravo il Topolino, lo compravo quello, è Natale. Altri tempi. Altri tempi, va bene. No, Topolino si stava 90 anni ora. Cazzo, diventavo vecchio pure. Diventavo vecchio pure. Ciao. Arrivederci e buone feste. Natale. Buongiorno. Buon Natale. Buon Natale, perché fai Buon Natale? No, per dire augura Buon Natale. Ah, Buon Natale. Buon Natale. Merry Christmas and Happy New Year. Oh, yeah. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Just squeeze as one. Non seppe mai. Vabbè, ma è l'imbroglia, tanto non lo sanno. Our feelings from the start. I wanna know. Oh, oh happy day. Ah, paroloni su paroloni. Buongiorno, cos'è il Natale? Natale. Natale è una festa di Gesù. Sì. Quando è nato Gesù? Sì. Natale. Natale. E come viene vissuta dagli uomini? Ha ancora quel valore di una volta il Natale? Natale non è che. No, ha i valori però come oggi. Abbiamo tante cose, tanti problemi. Natale non riesco. È la festa degli umili, la festa della gente, deve essere unità, essere uniti. Questo è. La gente com'è oggi? È fredda oppure cerca di unirsi? Ma il mondo oggi come oggi abbiamo troppo confusione. Infatti noi siamo confusi in questo mondo. Perché c'è troppo confusione. Per quello abbiamo rimasto tutti male, non è? Non c'è un fratello. E Natale non è come una volta, non passano Natale, ma adesso non passano freddo. Eccetera. Grazie, buon Natale. Tanti auguri. Anche a voi, buon anche Natale. A ciao. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh.
Natale. E questo è Natale, eh? E anche questo è Natale, ragazzi, è Natale, è Natale. A Natale! A Natale passano gli autobus. Passano gli autobus a Natale? Sì. Ah, basta. Che cos'è il Natale? Ogni anno. Che cos'è il Natale? Ogni anno passano l'autobus, è brutta. Sì, è una cosa che uno mi dice, ma mi spende sorda. Ah, ha fatto la spesa, vabbè. Vabbè, non è mia, ed è una vicina di casa. Ah, no, vabbè. Perché lei non mangia pere e mele? Sì, sì, sì. Le mangia lei? Sì. E futti da cella la vicina, dai. Ma io ce l'ho pure. Ah. No, io ci faccio un favore là. Che cos'è il Natale, signore? Lo dica, lo dica. Che cos'è? Che cos'è? Che cos'era e che cos'è? Ma se non unisce la famiglia di festeggiare, le cose, queste sono, queste. E spendere soldi. E spendere soldi. Fare regali ai, ai nipotini, alle figlie. Ma c'è piacere a vivere questa festa, no? È con piacere, diciamo, che alla nipotina si regala il giocattolo. Cioè, no, io tutto. Io già ci ho regalato, ho preso la pensione, già ci ho regalato con tutta la famiglia. 300 euro a testa. Due figlie. È un bel nonno lei. A Natale. Io sbatto che una cosa, io prendo 10 euro, sono tre nipotini, certo. 10 euro a testa, e c'è certo. La spesa che ti porta. Certo. E ci compro un pezzo di formaggio, un pezzo di salame, certo. Qualche cosa, noccioline, cose, compra sempre. I pedrali, cose di torrone le fa mia figlia perché le fa Casareggio. Non le compriamo queste qua, panettone nemmeno. Quindi per lei il regalo più bello è fare questi regali perché... Sì, ma io già ci ho regalato soldi, sempre soldi ci regalo. Bravo, va bene. Buon Natale. Grazie a te. Arrivederle. Grazie, buon Natale. Grazie. Buon Natale. La cosa bella dei nonni è proprio questo. Cioè tu magari a un nonno magari regali, che regali, maglia lana, un pigiama, ci sono visti i palle nonni, sciarpe e pantofole, non da nessuno. No. Potete regalare loro ai nonni, però il regalo più bello che potete fare ai nonni è quello di farvi fare un regalo dai nonni. Non sa giusto, capisci questa sì, cosa? È un regalo bellissimo, perché il nonno quando prende la pensione, come il signore, e la regala tutta, e il nonno è contento. Certo, spendo soldi a muzzo perché c'è catte noccioline, figliole noccioline, no, no, però... No, no, li prende, c'è una 300 euro e figli, a testa. E figli, hanno pure Reggio. E Reggio, vabbè, ma sapevo quanto figli ha. Lui, e sono 600. E sono avuto, sono 630. Il nonno è nonno, idealmente viva, buon Natale a tutti i nonni, a quelli che ci sono, a quelli che non ci sono. E a quelli che ci saranno. E a quelli che ci saranno. Diventeremo mai nonni noi? Chi stesimo da nonni è bellissimo. Cioè che bello. Eh? Nonno Alfredo e nonno Franco. Vabbè, no, vabbè, non si sa mai. Cuba Stuneddu. Speriamo che c'è il regina. Ma tu pensa una cosa, un bastonetto, io già e tenere la telecamera, un bastonetto come. Forse è meglio muore. Oh, no, 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 mi ritiro tutto perché in tuo bastone posso mettere la telecamera. Già tanto. Un bordello non mi terrei la mano. Mi terrei la mano, venivo, venivo. Pigliamo un cavolo. No, poi quando ci portava una puntata a Reggio di Bundri, no, no, ragazzi, cioè, ricite cose belle, facete il river, però no. E un bordello mi mandami in onda. Noi stanchiamo e ci scriviamo scusate per le immagini, scusate. Non ridete che diventerete anche voi. Pure voi di Reggio Vecchi di Bundri. E brutti come stiamo diventando noi, invece no. Siamo belli, più invecchiamo e più diventiamo belli, più rughe abbiamo più diventiamo belli. Ah ragazzi, un bordello è un ragionamento perché non mi preoccupo dal punto di vista fisico. Ucciolo vetto, no, certo. Scambiamo i nomi, ecco. Sì, cose sì. Comunque buon Natale, ora andiamo a vedere come vivranno il Natale alcuni malcapitati perché li incontriamo noi e quindi li torchieremo un pochino. Buongiorno. Buongiorno. Buon Natale. Buon Natale. Ecco, buon Natale. Buon Natale, buon Natale. Dal buon punto Natale. Di vista, ora, diciamo, dell'elettrauto. Chi più che da a dire? Parlato ora. Esatto. Dal punto di vista dell'elettrauto. Ecco. Il Natale, cioè come la gente...
viene lo stesso qua a portare le sue macchine. Oddio, vieni, però poi c'è un problema. Ha mai fatto, per esempio, lei un impianto a intermittenza? Oltre le frecce, voglio dire. Intermittenza. Tipo la macchina tipo albero di Natale. La gente mi cerca, voglio l'abbagliante. No. Magari se bene non portano, non conseguire, ci può fare l'attacco con due che portano io. Ecco. Ma non è legale, penso che la polizia. No, fuimmo, se non ti fermo non fuimmo, fuimmo sempre, voglio dire. Perciò non è un problema. Ma si sente come una volta il Natale? Ma guarda, si sente, sì, diciamo, si sente, però non è come una volta. Chi c'era una volta? Per esempio dal punto di vista del mangiare. C'era tutto. C'era tutto. Ora i cristiani giustamente non era come tanto, perché ora si limita a fare il giusto. Il giusto. Però anche una volta non è che c'era tanta ricchezza, voglio dire io, però c'era forse c'era. L'unità. Io una volta sapevo io che da a tavola, come cosa frutta, come una volta io ci sono 12 cose, facciamo la mela, la pera, i cose, i fichi secchi, frutta secca, i cose, c'era. C'era. Ora non lo so. Ma ora, perché si sono perse le tradizioni? È una cosa, diciamo, normale che fanno, ma non proprio come una volta. Certo. Cioè, non è che poi c'entra ognuno con queste crisi che c'è, che stiamo varrendo proprio questo fatto qua, i crisi che c'è, una volta un lavoro era differente. Ciao. Grazie. Buon Natale. Salve. Buon Natale. Pure a voi, grazie. Che cos'è il Natale oggi? È solo una festa così, da calendario, oppure la sentiamo? Ma io dico una cosa, penso perlomeno, non posso pure sbagliare. Io dico che si sentiva quando c'era la fame. Si stava meglio quando si stava peggio. Come la vedo io. Sì, è una festa, è la festa degli umili, però questi Natali è giusto anche riunirsi con la famiglia, quella cioè la sentiamo, cosa. No? Quella il Natale è la festa cosa. Della famiglia, o no? Quella è la prima cosa. No, ma lui dice che si sentiva di più, sì, perché certo, in quei giorni forse si facevano degli sforzi sovrumani e l'unione era per superare. In particolare, no? Io non sono di Reggio Calabria, sono dalla provincia di Catanzaro. No, vabbè, ma non fa niente. No, tanto per dire. Sì. Allora, questo parlo quando ero bambino, eravamo bambini nella comitiva di giovanottini del mio paese. Allora ci riunivamo, paesino piccolo, 3.500 abitanti. Allora mancava due fratellini, l'età nostra che avevamo, e dice, questo si chiamava, come lo chiamavamo in dialetto, al mio paese, Peppinuccio e Antonio, erano due fratelli, Antonio e Giuseppe. E Giuseppe. E l'abbiamo visto venire e siamo andati a casa a trovarli. A trovarli, sono usciti loro. E allora, secondo me, mi aspettavo non venissero, perché non siete venuti? Disse il bambino, parlando di altri, si chiamava Antonio, erano 5-6. Dice, mia mamma è riuscita adesso per trovare una bottiglia di olio per fare a Reggio, non so, che chiamavamo i crispelli. I crispelli, no, certo. Noi chiamavamo i zippoli. Ah, i zippoli. Ora riuscivo a trovare una bottiglia di olio, dice quattro zippoli. E la sera di Natale si mangiarono quattro zippoli. Sì, sì. Perciò dico che si stava meglio quando si stava peggio. Eh sì, è così. Buon Natale. Pure a voi, grazie. Arrivederci. E di pace e di salute. Altrettanto. Grazie. Quando c'è quello c'è tutto. A tutta la sua famiglia. È Natale in tutti i posti. È Natale a Reggio Calabria, è Natale a Catanzaro, è Natale, è Natale. È Natale. È quasi Natale. Quasi Natale, ma già l'atmosfera. La musica non sento. No, amici su te. Amici su. La Battista in bacia, Yasi. Allora, io. Pronto? È Natale e siamo qui a Piazzale Nino Reitano. A Lucca! E qui incontriamo Gegè! E tu come fai questo qua?
No, che stiamo facendo? Io, noi stiamo girando, siamo qui, passiamo sempre da questa piazza dove c'è Mino Reitano, tuo fratello, ma anche nostro fratello, perché è fratello di tutta... Che sta facendo? Ora dici qualcosa. Secondo me stava facendo qualcosa per mettere in evidenza. No, adesso io sto facendo pulire, alle 10:30 arrivano quelli, la ditta che deve pulire il busto. Diciamo. Il busto, perfetto. Come stai intanto? Bene, bene, poi ho parlato con il comandante dei vigili, Zembaletta, lì. Se stanno comportando buono, se no ci riuscivo. No, no, fu bravo, meno male, meno male. È una bella piazza questa. Ho mandato bravo la foto del danno, così oggi pomeriggio si mettono d'accordo per domani. Cosa diciamo ai nostri telespettatori? Allora, qui Gegè è un mito, vabbè, lo conoscete tutti. Io sono arrivato 2 mesi prima, sì, per realizzare il memoriale. E certo, nel frattempo cerco di il memorial che sarà a fine gennaio. 27 gennaio ci sarà questo memorial dedicato a Mino, come sempre, e Gegè naturalmente è colui che organizza. Allora come si? Buono. Ci dai qualche anteprima già sul prossimo? Ah, e beh, l'anteprima che cominciamo dei teatrali. Il giorno 15 gennaio siamo a Torino con Felice Pagano e altri cantanti che si faranno bello. E poi il 27 tradizionalmente è il decimo memoria. Il decimo, certo. Il decimo, certo. Sono arrivato al decimo. Speriamo era che. Era il tempo delle more e al fiume ti portai dalla piazza di Mino Reitano, visto? Sì. Ma com'è sei venuto qua? Siamo venuto qua perché evidentemente Mino ci ha spinto verso qua, che c'era tu e te io mi intervistare. Ma tu ti ha mandato? Allora, Mino noi... ti ha mandato? Mino mi ha mandato, sicuramente mi ha mandato Iddu. È perché noi stiamo parlando del Natale, della festa, e poi siamo passati da qui e abbiamo incontrato Gegè. Lui, chi stasimo? Mino com'è? Così è. Come, è? Come lo vedi? Così è. Chi stasimo? Ecco. Se tu aspetti, ci prendiamo un caffè e dopo ti faccio fotografare la statua pulita. Pulita, perfetto. Perché adesso se la vedi, ma puoi fare la differenza. Certo, no, è la differenza che è ubi ollo. No, la differenza sì, è com'è e come sarà. Sta funzionando tutto. Funziona bene, bene, grazie a Dio funziona bene. E allora diamo un augurio. Ringraziamo tutti. Sì, sì. Diamo un augurio di buon Natale ai nostri cari amici, a chi vede chi stisimu, e diamo appuntamento magari anche al memorial. Spero che quest'anno ci sarà una cosa bellissima. Forse parteciperà mia cognata. Ah, bene. È un'anteprima. E speriamo che tutti quanti viviamo con la pace per un santo Natale. Assolutamente. Grazie a Gegè Reitano e noi chiudiamo da questa piazza meravigliosa dedicata al grande Mino con lui, con un amico di tutti, Gegè. Grazie. Come lo era il grande Mino, che una volta ci telefonai da casa, ci disse: "Oh Mino, domani siamo in radio, facciamo una bella diretta." Tanto il Dumi disse: "Sì, però passa a tua mamma." Ci disse: "Oh, va buono." E ci passa: "Mamma," ci disse, "ti posso chiamare mamma?" "Sì, parmi in dialetto, parmi i fagioli, come fai? I broccoli?" E parlarono, a 20 minuti di fagioli, perché amava sentir parlare in dialetto e amava la cucina calabrese. Certo, che noi abbiamo avuto sempre due mamme, però... Sì, certo. Però tutti con l'arte culinaria, proprio. Certo. Ma lui meridionale. Lui ce l'aveva nel sangue. Lui, chi stasimo? Mino com'è? Così è. Come lo vedi? Come lo vedi? Così è. Chi stasimo? Ecco. Va bene, grazie. Niente, ma mica te ne vai. Sì, ora intanto studio. Poi bacio. E poi noi vediamo un caffè. Allora facciamo finta che ce ne andiamo. Ciao, è tutto da Piazza Mino Reitano. Tanti auguri. E ora andiamo a vediamo un caffè.
poi? Stavo avanzando. Sta zitto, non pensare, Lima! Però va bene la pensata mia! Ma buono pensare! Stanno organizzando a tutte le parti, a Sagra, a Rumaiali, i frittoli, a Scorcitta, e scusa, e a noi? Questi giovani rampanti vogliono subito la pubblicità! Ah, famiglia, a famiglia, a 100 anni che lo iacono fanno porco! Allora, siamo noi i bucceri ufficiali di tutte le frittolate che organizzano nel nostro Interland. Oh, ok, unisti. E stiamo uniscendo come due coppi. No, diciamo che senza di noi Cadenazze facevano. Ora tutti si armano a bucceri. Perché noi il maiale lo sappiamo curare. Non è quanto uno piglia il mazzo porco. Che lui mazzo porco, ceccio! Non ti ammazzavo mai, porco. Per noi il maiale è sano, i maiali per noi si chiamano con nome e cognome. Certo, noi non è che ce l'abbiamo un nome maiale, porco, cioè noi chiamiamo per Gino. Esempio. Gino! 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 Allora ogni nome, ogni cognome me lo dico. No, Gino, Gino, ma... No, mi emozionai perché quando penso... Noi ci affezioniamo al maiale. Con Franco, con Qualanco! Con Franco Coro, dopo 18 anni che facciamo sempre i fritti. Il maiale non va ucciso. Per esempio noi, è da 18 anni come diciamo mio nipote, che noi un maiale ci dà le frittole ogni anno, perché? Perché non ammazziamo, non è che andiamo nell'organo vitale e ci cacciamo un cuore, no, pulita scorcitta. Il maiale si sente come se va in tobba. E non soffri! Non soffri, perché ci facciamo una cosa. Come cazzo si dice? L'anestesia locale. Uisto mai! Soffri. Siete andati mai dal barbiere? Un stesso maiale, si setta e noi ci cacciamo a scorcire. Pure un tamposillo, perché non andresti da mano giù una volta. Ma perché? E ci cacciamo a scorcire. Un sangunazzo, un portammo, un maiale in te meglio cliniche che ci tirano un sangue. C'è bisogno di ammazzare un maiale con un sangue. Un portammo in scala, un portammo di idea, un portammo di plaza, tutte parti. E noi ogni anno ci facciamo tirare un sangue, con quello facciamo il sanguinaccio. C'è bisogno di ammazzare un maiale, Quindi, mio nonno vuole richiesto. Che noi che abbiamo questo metodo così che un male non ammazziamo e noi non ti chiamano nudo e non ti danno i meriti che meritavano. Perché dobbiamo uccidere il maiale dalle frittole? Ecco, certo, onestamente, quando uno i vuoi, zio Seddo, ci cerco gamboni o macellaio, avremo un maiale zoppicello poi. Però, andate a cercare quattro gamboni, ma avremo un maiale solo con sciocco. Dico io, uno con uno capito. Vabbè. Porco Satania! Ok, ora non mi emoziono! Mi stai emozionando, mi penso, un maiale che rimbalza! Cent'anni che faccio un porco mio nonno e cent'anni che faccio un porco io, quasi! E mi saluto, a me giù macelle di alzi, se avete bisogno di qualche, non lo so, se avete un maiale che avete allevato e pulito i frittoli, chiamateci, come ti chiama fuori ogni tanto, ti chiama, noi ci balziamo un porco a fuori, avete capito? E io si mangia i frittoli, dico fuori perché io conosciuti, ma tanta gente in questa città si nutre grazie a noi. Uno sì, devo vittorare di volta. Sì, buon perché chi nell'interreggio non ti chiama pure? Pure, parla che no! Va buono, lo saluto. Basta, lo facciamo nomi, gente che ammazza. Anche perché si può cantare a parallaccia, non me ne va a parlare che no. Certo. Lo saluto. Ciao. I figli che tu hai in giro per il mondo. Da Reggio Calabria vi parla Luciano Lombardi. Questa è Reggio dall'Alto, una città da 6 giorni sconvolta dagli incidenti. Burlone! Benvenuti alla nuova edizione
edizione del Chistesimo TG. Sì. In studio io e lui. Bravo, che noi che siamo ottimi, ottimi. Iniziamo con la prima notizia. Deferimento Regina. E allora, deferimento Regina, una pena nel cuore naturalmente, questa notizia che è piovuta a ciel sereno, senza nuvole, senza un... senza niente presagire che tutto... A questo proposito... Perché pare, diciamo pare, non siano stati pagati i contributi, non siano stati versati, versate, Franco, adesso stare, i contributi INPS, INPL, ILOR, IMPG, e per i calciatori. Eppure chi tra c'è il centro episcopale italiano. Naturalmente a questa situazione c'è subito una dichiarazione del direttore sportivo Massimo Taibbi, il quale ha dichiarato guarda, quanto fottono i punti penalizzazione. Certo, non ti fottono perché fece uno squasone che piglia punti a tutte parti. Ma la cosa che non mi fa dormire la notte, mi faccio girare un toletto, mi faccio surare pure se faccio fritto, e il fatto dell'accusa al presidente della Urbes SRL Demi, il quale mi viene accusato di mancanza di lealtà, profeta e correttezza. Lasciando perdere lealtà e correttezza, ma profeta, se a uno ci dice non te più prov tu, non è un'offesa. E allora Raibi, cattivissima, scusa, ora io non tanto lealtà, lealtà e correttezza va bene, ma se tu ci dici prov tu, o presidente, la propria, il quale, manca proprio il quale secondo Taibbi è dispiccata moralità. Ma sta zanneando, ma Taibbi che ti pensavo facile, Mumpendo muro al procuratore generale, disse guardate, se allora se persiste quest'altra situazione, la proprietà, io vai in pendo muro o procuratore generale. A queste parole un emozionatissimo presidente della Urbs Demi ha deciso di fare subito una targa a Taibbi, il direttore sportivo della Urbs. Ma figuraggio, il direttore palermitano che impedì o muro o procuratore. Passiamo a un'altra notizia. E nei giorni scorsi voi sapete che un altro albero secolare è caduto sul lungomare, tanto per fare il rima. Cari all'altezza Rupiria, patapunfate! Nino Zimbalatti, incazzato nero, ha dichiarato: ma è possibile che in questa città si va sempre alla ricerca della cosa negativa e non si vede l'aspetto positivo di questa situazione? Cioè, tutti parlano male, carano l'albero, l'amministrazione, eccetera, eccetera, però nessuno mette in risalto la ditta e i lavoratori che per colpa, diciamo così, tra per merito della caduta alberigna si misero malaurono con questo problema della disoccupazione che c'è in città. Magari, collega, sì, non fare bordello dalla regione, cioè, non è, magari ne cadesse uno o giorno. Così questi uomini lavorando portano a casa il pane, la cultura, i regali per Natale per i figli, figliolo me, ma stiamo scherzando. Scusate un attimo. Sì, una, signor Pallome, tuo pace, se mi torni a casa presto. E pace? Che cazzo non lo facesti? No, non lo facesti. E pace non c'è. Dalla regia. Ma non c'è il 2011, mi pace. Non c'è. Pronto? Papà. Scusate, quando... No, è la sera che non sentivo. Ma buono. E che dici? Ok, che se non mi faccio un pezzo e mi torno a casa. Ciao papà. Ora vengo, ci sta tuo padre. No, andiamo avanti. Ci registro da vengo e ora vengo. Ora vengo, Massimo. Speriamo il più tardi possibile. Certo. Allora, alcuni cittadini si sono riversati dalle loro case a Piazza Italia per protestare perché dice che nelle loro abitazioni non arriva l'acqua del mare. A casa nostra ci sta inondando. Non ti spaccare tu. È inutile che chiudiamo il rubinetto e ne esce pure una cristallera l'acqua del mare. Però alcuni cittadini stanno protestando perché la sua casa
Non ti pittono. A questo proposito, l'amministrazione comunale ha investito alcuni detective per vedere un po' dove si perde quest'acqua. Esatto. E c'è a dire che scoprirlo. Pare che abbiano mandato questi detective all'altezza di dove l'acqua dovrebbe sgorgare. All'altezza di Cardito hanno visto delle tubature. Bello tubo rosso. Con una deviazione. Che seguendo a onde arriva? Bravo, dove andare? A Catanzaro! Interpellato dalla nostra redazione, il sindaco di Catanzaro a Bravo ha così dichiarato: dopo un capoluogo mi fottimmo pure l'acqua. Andiamo in capo con l'amministrazione nostra. Cambiamo argomento. Alla notizia che probabilmente la prossima primavera ci sarà la visita del Papa a Reggio. Ah, c'è un Papa a Reggio? Il presidente della Urbs ha così dichiarato. Ha dichiarato, c'è il Papa, c'è il Papa a Reggio e non mi registro niente, lo vengo a sapere da voi. Ma soprattutto, quale di voi? Perché dovete ricordare, dovete sapere che noi abbiamo non solo due regine e due violi, abbiamo pure due papi. Ratzinger e Bergoglio. Ratzinger, a me pareva che era voluto. No, lui si è dimesso. Si è dimesso. Fotti la pensione, ora faceva l'orto o Vatacani. Giardinieri? Sì. E quindi è un giardinieri? Sì. Ma prende l'uno o l'altro, perché a Riccio avevo sempre che darci. Questa è la dichiarazione, e la paura e il dubbio di Mimmo. Ecco, siccome deve preparare la targicella, ce la va a fare o Papa quando viene a Riccio. A lui non... sebbene Bergoglio, io gli posso scrivere chiaramente all'amico Francesco, all'amico, grazie per la visita pastorale. Ma allora... pace, non mi faccio cuore, mi ci scrivo all'amico Benedetto. Sebbene l'acio, non mi si capisce male. Perché... non mi si pensa a Pino Benedetto, non si pensa. Chi è? Pronto? Ecco. Passiamo di buona regia. Tua mamma. Pronto, ma bella, tranquilla che mangio. Sì. 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 Ma non mi grida a mia. Dice che si dà la Marielano o meno, Ricci. Sì, brava signora. La mamma gliela. Sì, certo. Grazie. Pura. Sentite, non è che per caso. C'è Mehmet. No, non c'è tu. Pupas. A onde? Toma. A onde? A mamma e Franco. Da cannizzo. Sì. Sì, va bene, saluto a tutti. Ti saluta Ciancione. Grazie. Scusate, ma ci sono queste. Cioè, la regia dove passa. Telefonate celesti. Cambiamo argomento. Campionati mondiali di 'ndrangheta. Ecco. Il regino Ciccio l'Uragano è il neo campione mondiale di Vardata. Di Vardata! Un applauso al regino che ha battuto in finale il detentore, il coreano Miku Lagnanza. Miku Lagnanza, ricordiamo, è il coreano che deteneva questo titolo di Vardata di 'ndrangheta. Abbiamo una foto cioè, del campione. Però sì, di Ciccio di Miku Lagnanza. Guardate. Come per esempio abbiamo detto per il bergamotto, cioè noi abbiamo a 'ndrangheta che si produce dalle nostre parti, solo dalle nostre parti, e permettiamo. Hanno fatto la Spagna, fanno il laboratorio. Al coreano mi è campione mondiale, bravo a Ciccio l'Uragano che con una vardata ha terrorizzato tutta la giuria. Vardata come. Io non è cosa ci fare. Vardata senza mangiare un cuore. Sei così. Proprio una giuria che è scappata dalle sedie, lanciata dalla proprio una proprio una vardata di quelle tremende. Finalmente riusciamo a portare a casa un titolo mondiale che ci appartiene. Questa sera, proprio per festeggiare Ciccio l'Uragano, presso l'ex fontana del Roof, sì, sarà scoperto che cosa? L'ex che poi gioia. L'ex fontana non dice sto niente. Un rubro non c'è, la fontana non c'è. E viene mangiare. Era scoperto che cosa? Dillo che cosa. Allora,
un mezzo busto. Verrà scoperto un mezzo busto. Raffigurante. Sì, tua mamma lì si sta zannando troppo, ti sta pigliando tu. Chi santi, chi papi, sta parlando in giangata e soprattutto sta parlando di demi. Signora Marietta, ciao. Ciao, ma ti voglio bene. Ecco. Naturalmente verrà scoperto questo mezzo busto del figurante, la guardata fatta da chi? Da chi? Da, da... Dal maestro. Dal maestro ora. Ora fortunese. Gerardo Salvo. Il mezzo delle frutte. Scusa, ti chiamano tutti. Si chiude qui la posizione, sì, con il TG. Sì, sì, stiamo chiamando dal bar di Napoli. Un cazzo di telefono. L'appuntamento alla prossima settimana con il chistesimo TG. Ciao, saluto. La mola sana. Vieni, vieni. Ad inseguire i mujahideen e i talebani. Lo sapete quanto vi spaventate voi? Zero. La situazione era regina, non è buona. La situazione era viola, non è buona. La situazione di Shatechini fosse, non è buona. La situazione in l'albero che cava, non è buona. Povera noi, più niente che funziona c'è.